Ciao, vi volevo fare il video con le decorazioni natalizie che ho allestito per casa. Iniziamo. Allora, qua al camino ho messo le solite calzette, queste sono ormai parte delle decorazioni di casa. Questo è il cagnolino che praticamente se gli premo la zampa fa la musichetta e muove le orecchie, solo che in questo momento non posso farla suonare perché è mezzanotte passata. Poi sopra ho praticamente messo questa mensolina per mettere questo quadro, questo puzzle anzi, e ho appoggiato le corna, il cerchietto con le corna delle renne e questo bigliettino di Babbo Natale. Poi lì, questa è la lampada per i video. Qui a questo quadretto ho appeso questa piccola decorazione che è praticamente... Eccolo qua, dov'è? Merito. Un angioletto in un paesaggio natalizio con un pacchetto anche. Poi qui c'è il camino con le lucette, le varie decorazioni, che ne so. Questa rennina tanto carina, questo è l'ultimo mio acquisto che lo trovo delizioso, anche come orecchini, pensavo. Questa invece è, sì, ho il pigiama. Questo invece è un superstite rincolato di rossetto a lucina, a decorazione. E qua sopra c'è la, come si chiami, la colombina che fa da puntale. Poi qui, questa è la parete sempre d'extra, la paletta, vabbè. Nella gabbietta che di solito è vuota ho messo tutte le palline fucsia e argentate e quelle glitterate. Poi andando sul mobile qua sopra, andando sul mobile, ho l'alberello di Natale. Questo è quello piccolino, quello che è un po' tutto spennacchiato, un po' bruttarello, però ce l'ho ormai da anni e quindi mi dispiace buttarlo, quindi me lo tengo. Poi, che altro c'è? Il presepe, io preferisco fare l'albero rispetto al presepe, quindi questo è il mio basic presepe. Poi ho questa campanellina natalizia che mi è stata regalata dai miei amici. Di ritorno penso da, non mi ricordo da dove, comunque è invernale. Poi ho questo altro presepe, questo in realtà è una candelina, però lo uso come presepe. Qui c'è il mio gatto portafortuna e qui c'è questa pallina con l'angioletto interno, solo che ha le batterie scariche, però se no si illumina e si accende, è un po' pacchiano, però è carino. Poi qui diciamo dove metto i bicchieri, le tazzine e via dicendo, ho queste due tazze che tiro fuori a Natale. Non uso, sono solo decorative perché sono troppo carine per utilizzarle. Poi che altro c'è? Fammi vedere. Poi appese alla finestra ho questa fettuccia con queste renne appiccicate che va giù fino a lì. Qua c'è la mia maglietta sul termosifone. E poi qui, dove vedete che vedete nello sfondo, quindi con la lettera illuminata, qua ci sono le candele, c'è questa palla. In teoria è una biscottiera, però a me non mi piace utilizzarla come palla, come biscottiera, ma lo utilizzo solo come decorazione. E è molto carina, questa pure mi è stata regalata dai miei amici. E quindi basta, queste sono le decorazioni che io ho a casa. Niente di eccezionale, niente di spettacolare. Vorrei veramente aggiungere al camino qui tipo una ghirlanda o quei fili tutti tipo albero di Natale, però la devo trovare lunga perché comunque il camino è grosso, quindi campagallo. O ne unisco due, adesso devo comunque vedere. E poi vorrei aggiungere anche qualcos'altro, però con calma, non ho fretta, lo posso fare anche con i saldi. Per il prossimo anno. Questo è il mio cammino, il mio alberello con la pecora. Questa è la palla che ho fatto nel video DIY dello scorso anno. Vi metto il link nella pallina qui. E basta. Spero che questo video vi possa essere stato utile e un saluto. Ciao ciao!